da Gauto Mitsubishi Motors in via Nazionale Torrente Mercogliano Avellino. Si alterna dal tatami alla macchinetta del caffè pur di non perdere una sola ora di allenamento. Carmine Donadio, 26enne avellinese, allievo del maestro Tano Fattorello della CESAM, cintura nera, terzo dan, medaglia d'oro ai recenti campionati del mondo in Portogallo, ci svela la miscela del successo. Sport e lavoro per lui vanno a braccetto, dice, un ragazzo d'oro in tutti i sensi. Beh, la fatica è sempre tanta perché comunque svegliarsi alle 6 di mattina e ritornare a casa quando è notte, cioè 8:30, 9, e poi dedicarsi allo sport che ormai pratico da ben 18 anni è dura, però con tanti sacrifici e tanti sforzi che ho fatto negli anni sono ritornato dal Portogallo con questa medaglia d'oro e me l'ho portata qui ad Avellino. Dove è partita questa tua avventura? Quanti anni avevi quando ti sei misurato per la prima volta su un tappeto? Sì, ho iniziato che tenevo 8 anni e grazie a mio padre che sta qui con me, che praticamente anche lui faceva questo sport, sempre qui ad Avellino, e all'età di 8 anni mi ha, tra virgolette, preso e mi ha portato a conoscere questo mondo, e oggi sono qui dopo 18 anni, dopo aver fatto parecchie gare, parecchi incontri, insomma, ad essere campione mondiale. Quante ore di allenamento fai, anche quanti caffè a questo punto, come ti dividi? Beh, io insomma tra fare caffè insomma e fare le consegne io lo reputo già un duro allenamento, poi ci mettiamo le nostre 2-3 ore di allenamento ogni 3 volte alla settimana. Questo. In effetti in uno slogan di Carmine diciamo sempre che si diventa vincitori chi non molla mai ciò che sogna, e la realtà si è manifestata. Lui dov'è che ha vinto questa medaglia, lui tecnicamente parlando? In Portogallo ad Almada. Io ho capito che avrebbe vinto, ci avrei giurato, dal secondo incontro in poi, perché ha dimostrato una capacità di voler vincere, cioè determinazione nel riuscirci, ed è così andata. Carmine, ma è vero che tu hai una mamma manager? Sì, eccola qua, è lei. Ah, la signora, come si chiama la signora? Jenny. È Jenny che gestisce tutto, sì, di te? È lei che comanda, caffè, caladè, tutto lei che gestisce la... Jenny ha un figlio d'oro in tutti, sì, i sensi. Sì, perfetto, d'oro, non c'è niente da dire. Perché si alterna tra il lavoro al bar e poi va a fare gli allenamenti. Sì, tutto a posto. Ha festeggiato con Carmine? Sì, abbiamo festeggiato direttamente in Portogallo col maestro. Tutto bene. Prossimo obiettivo, prossimo traguardo, Carmine? Beh, il prossimo obiettivo è comunque mantenermi a livelli alti, a livelli mondiali, e puntare, non so, al sogno che per ora tengo chiuso nel cassetto delle Olimpiadi, e poi chissà, vediamo anno dopo anno.